Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona serata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Tensione al corteo per lo sciopero generale nel centro di Torino. Una ventina di manifestanti si è staccata e ha cercato di avvicinarsi alla sede di Iren Luce Gas in via Pietro Micca. Per allontanarli le forze dell'ordine hanno fatto una carica di alleggerimento e allontanato i manifestanti con alcune manganellate. La bufera in casa Juve, la UEFA ha aperto un'inchiesta sulla Juventus per potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario. La metro di Torino chiude questo sabato, alle 22 riapre domenica mattina, intervento di manutenzione straordinaria, ultime partenze dalle 21.30 dai capolinea Fermi e Bengasi, durante le operazioni previsto un servizio sostitutivo con bus snodati. Farine troppo care, i panificatori chiedono l'intervento del governo, il Confartigianato Torino ha aderito al tavolo nazionale. Incidente stradale questa mattina tra Ovada e Rossiglione, 8 feriti sull'autostrada 26, sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale, i due veicoli coinvolti sono finiti fuori dalla zona di scambio e il traffico ha comunque potuto defluire. Reati in diminuzione del 25% negli ultimi 10 anni. Torino è la terza tra le città, i dati sono stati raccolti nel rapporto Censis, in aumento estorsioni, reati online e violenze sessuali. E chiudiamo parlando di economia, accordo in SKF per 170 uscite volontarie, gran parte, 139, sono in Piemonte, la società è leader nella produzione di cuscinetti a sfera, ha approvato un turnover al 60%, alcuni stabilimenti saranno accorpati. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip.